I lavoratori dell'Electrolux Zanussi e i pensionati hanno voluto portare in centro a Pordenone il loro disagio per una condizione sempre più preoccupante e per situazioni di vita familiari e non solo lavorative che richiedono un'attenzione crescente da parte delle istituzioni, scusate. Ci sono due discorsi differenti. Quello dell'Electrolux attiene soprattutto alla delocalizzazione. Con questa difficile parola cosa si intende? Il portare parte della produzione dell'Electrolux Zanussi nelle aree cosiddette a basso costo, quelle dove produrre un pezzo costa molto meno e consente all'azienda di ottimizzare i ricavi. Un procedimento che per la prima volta non solo ha determinato guadagni per l'azienda, ma ha determinato grosse conseguenze anche per la casa madre, cioè per la fabbrica di Porcia. Cos'è successo? Che i pezzi che dovevano essere prodotti in Ungheria e in Germania, cioè la piastra comandi delle lavatrici, quella che vedete sul frontale delle lavatrici, non sono arrivati questi pezzi alla fabbrica di Porcia, di conseguenza non hanno potuto essere prodotte in alcune linee, tre in particolare, queste lavatrici e non sono stati conseguiti, o meglio sono a rischio anche per il futuro, quegli obiettivi di produttività, cioè quel numero totale di pezzi che consentiranno ai lavoratori di ottenere il premio di produzione e quindi di ottimizzare il proprio salario. Voi sapete che i metalmeccanici non prendono una paga che consenta loro vacanze a Monte Carlo, per cui nel momento in cui vengono a mancare le piastre comando, non possono fare le lavatrici e non per colpa propria, non ottimizzano la produzione, non arrivano a quel numero di pezzi prodotti, le conseguenze le pagano loro. Di qui la discesa in piazza, o meglio in strada, visto che ci sono stati due cortei, è stata bloccata la Pontebana, è una richiesta urgente di intervento da parte delle istituzioni. La seconda questione riguarda i pensionati. I pensionati, per lo più in provincia di Pordenone, vivono con meno di 600 euro al mese. Anche qui è intuibile capire che basta l'assicurazione della macchina, una visita dal dentista, a sballare i conti di un intero mese. Non tutti i pensionati hanno famiglia, ci sono anche delle persone che vivono da sole e aumentano purtroppo anche i crediti insoluti. Cosa vuol dire? Cioè vengono al pettine i nodi delle rate che queste persone hanno dovuto fare per acquistare i loro beni di consumo, i famosi pagherete tra 24 mesi, pagherete tra 12 mesi, eccetera. Arrivi a un certo punto a dover pagare queste rate, ma la vita ti impone anche delle scadenze legate all'attualità. E qui si assommano tutti i pagamenti, uno non ci sta più dietro e non resta anche in questo caso che chiedere un aiuto pubblico. Aiuto pubblico che però è riservato solo alle fasce deboli, non tiene conto di chi poi viene oberato dalle rate. Per cui due storie molto diverse, ma due storie che non vanno prese alla leggera e sulle quali le istituzioni devono muoversi. Se vogliamo veramente evitare per il futuro anche disordini sociali poi più difficili da gestire.